Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Davide e Daniele Vai, due follower diversi che mi chiedono di parlare dello stesso disco, un disco del 2018 dei Daughters, band del Rhode Island di Providence americana, che ha iniziato con uno stile un po' più derivativo, e con questo disco You Won't Get What You Want fa una specie di salto qualitativo, almeno secondo il sottoscritto. Un disco particolare, dove l'industriale, il metal, il gotico e tante altre forme di musica si uniscono, insomma, grazie a Alexis Marshalls alle voci, John Siverson alle batterie, Samuel Walker al basso, Nicholas Andrews Sandler alla chitarra, produzione e sintetizzatori. Per questo disco è veramente particolare, che si apre con City Song, che ha subito una ritmica pulsante industrial che parte con una cassa e poi piano piano incomincia a entrare sempre di più con dei poleritmi fantastici, una voce che praticamente è quasi uno spoken, sembra venire dall'inferno, per un sistema ossessivo e violento che può ricordare addirittura i Suicide. E nella parte noise si possono notare anche influenze addirittura dei Trombin Gristol, però con un'ottica modernizzata, con dei suoni particolari che si uniscono con un lavoro delle chitarre veramente notevole. La seguente, Long Road No Tars, è anche questo un bel pezzo, un inizio industriale quasi IBM che può ricordare Laybach o Foetus, soprattutto nell'uso della voce, con questa ritmica che parte super con l'industriale, come ho detto, con delle chitarre e dei synth fantastici, piena di cambi e stacchi post-hardcore, per un pezzo anche questo originale interessante. Satan in the Wait è una batteria iniziale spezzata in stile Bauhaus, con questa voce e questa chitarra che creano questa spirale per un rumore gotico in un certo senso, poi uno stacco assurdo particolare per arrivare a un finale noise, altro pezzo veramente che lascia il segno pure questo. Flammable Ben è una mazzata di 2 minuti e 9, un quasi digital hardcore noise che va a velocità della luce in un certo senso, picchia con delle ritmiche portentose, delle chitarre fantastiche, una voce perfetta, con intrecci quasi peruviani e con un modello finale simil ministri. Seguita da The Lord Song, anch'essa a 2.45, vacca una bellezza, ritmica spacca ossa, batteria che parte industriale e piano piano continua a essere sempre più potente e a incedere sempre di più, questa voce biffartiana per un bombardamento d'insieme, niente male davvero. S-Sex ammorbidisce un po' i toni, la voce alla Nick Cave in un certo senso, con uno strascicato blues che inizia delicatamente con questi ottimi cori, poi piano piano le chitarre diventano un certo tipo di noise wave e un ritornello perfetto che suona un po' alla Joy Division nell'insieme. Daughter è una partenza particolare, quasi funk punk, un certo linea dark, con una ritmica dub e poi ritmi fantastici, su una voce quasi punk e un tappeto super cupo e noise, per questo andamento magniloquente e ossessivo del pezzo. Poi The Reason They Hate Me, altro bomba incredibile sia nel testo che nella diciamo così composizione, un pezzo anche questo che parte in un certo senso da un certo tipo di industriale che si mescola alcune soluzioni anche mat rock volendo, con dentro dei suoni che spaziano proprio dal gotico al noise in un attimo, per una ritmica e un modo di ossessivo che ricorda anche il Voodoo Billy e che ha uno dei finali più belli del disco, è un altro pezzo da ricordare. Ocean Songs sono 7 minuti e coda di botta, di fusione, di circolarità di un pezzo che può ricordare a tratti gli suoni con delle chitarre noise, questa voce particolarmente effettata, uno stacco incredibile, un insieme quasi apocalittico, rumorosissimo, e qui si possono sentire, come ho detto, gli slint con una batteria da urlo e dei cambi fantastici, senza dimenticarsi un po' gli Estorzendenobauten che fischiano un po' in tutto il disco. Chiude Guest House, che ricorda un po' Birthday Party, qui appunto di Nickelodeon, anche qui in memoria, con un incrociati però con i Trombin Gristol, un industriale particolare, con una voce distorta, un insieme caotico quasi no wave, una ritmica fantastica, delle grandissime chitarre, delle aperture quasi di archi fatte con le chitarre neoclassici, insomma una chiusura ottima per un bel disco, sicuramente uno dei migliori dischi del 2018 e uno dei migliori dischi degli ultimi 5-6 anni che mi sia capitato di ascoltare, che riunisce appunto tantissimi generi, dal metal al mat rock all'industriale al gotico. È un disco per un gruppo interessante, e questo disco qui è veramente una bomba, e ripeto, lo consiglio a tutti quelli che amano un certo tipo di musica, però se volete il mio consiglio, anche chi non ama il genere ci si può avvicinare con questa bella opera. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante di super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in giro per l'Italia, e ripeto un'altra volta, questo disco dei Daughters del 2018, You Won't Get What You Want, è un bel discone, veramente un bel disco che si merita di stare sugli scaffali di tutti quelli che amano il bel rock, questo è po' ma sicuro.